del Mazara 2013-2014, siamo con il direttore generale di Bartolo. Allora, direttore, tiriamo le somme di questo mercato del nuovo Mazara. Diciamo che è stato un precampionato difficile per noi, che dovevamo fare la squadra, riuscire a tirare fuori questi scorciatori da alcune situazioni che si innescavano con altre squadre non era facile. Diciamo che alla fine ci siamo riusciti, siamo contenti di quello che abbiamo fatto sino ad ora e speriamo ora che il campo ci dia ragione. Da oggi parte questa nuova stagione, ci siamo radunati qui per vederci un po' e presentarci e conoscerci tutti e quindi stiamo iniziando a lavorare. Una squadra di nomi altisonanti, è arrivato stasera anche l'esterno d'attacco che cercavate, e cioè Giuseppe Polito, proveniente dall'Atletico Campofranco, che l'anno scorso ha realizzato 13 reti e 12 assist gol, un giocatore fortissimo, strappato alla concorrenza di squadre di serie superiori. E infatti è da una ventina di giorni che questa trattativa va avanti, sembrava essersi arenata già sabato e poi è rifiorita di nuovo. Il calciatore ha voluto fortemente venire qui a Mazara e per noi è stato un premio al nostro lavoro fatto in una settimana difficile e quindi speriamo che entro fine settimana abbiamo qualche altra novità che è in arrivo, speriamo che si chiuda bene. Presidente, c'è tanto entusiasmo attorno a questo Mazara, nomi altisonanti, il suo un progetto ambizioso sposato dai giocatori che hanno scelto richieste da squadre blasonate per accettare la piazza di Mazara, ma questo Mazara dove può arrivare? Dove può arrivare? Io posso dire quello che la volontà mia dove portarlo, poi sarà il campo a dire se potenzialmente ci siamo o meno. Noi cercheremo di vincere il campionato se sarà possibile, però ripeto, da parte nostra dirigenziale non mancherà. È già la squadra così per com'è, se riesce il mister a farla girare bene, e di questo non ho dubbi perché il mister sa quello che deve fare. Io penso che alla fine avremo delle soddisfazioni per noi, principalmente che per la città di Mazara. Ecco, lei già ha compiuto il primo miracolo, che è stato quello della salvezza dello scorso campionato. Adesso la tifoseria si sta cercando di avvicinare ancora di più al suo Mazara. Cosa vuole dire al tifo organizzato e alla città intera? Di starci vicino, così per come hanno fatto in queste 10 partite che abbiamo fatto per portare la salvezza il Mazara, e principalmente non lasciarsi andare a critiche o eventualmente se ci saranno problemi, perché in tutta la stagione, nello sviluppo di una stagione sportiva, i problemi ci saranno, ne sono convinto. Però io per primo cercherò sempre di risolvere e portarli avanti, e quindi chiedo che tutta la città ci stia vicino per cercare di andare avanti tutti assieme, e se speriamo in Serie D.